trasferiamo la procedura di attracco a un ufficiale dell'Alleanza. Ovvio. Torniamo in azione e subito l'Alleanza vuole metterci il collare. È il nostro modo di darvi il bentornato, tenente timoniere. Sì, signora. Chiedo il permesso di attraccare. Permesso di attracco concesso. Devo predisporre un trasporto privato? Me ne occuperò io. Sì, comandante. Non posso dirti quando ci dispiegheremo, né dove o perché. Ma fai parte di... Che succede qui? Comandante, cercavo proprio te. Diana Allers, rete informativa dell'Alleanza. Forse possiamo aiutarci a vicenda. Immagino tu voglia intervistarmi. No, non solo. Sono l'inviata del programma Spazio di Guerra. Andiamo in onda su quasi tutti i pianeti del Consiglio. I miei produttori mi vogliono a bordo di una nave umana e io non posso che scegliere la Normandy. Perché dovrei accettare? Ogni guerra può essere vinta o persa in sala montaggio. E questa deve essere vinta. Io avrò un'autorizzazione dell'Alleanza e massimo spazio di manovra. E tu avrai l'ultima parola su tutti i miei pezzi. Puoi accettare queste condizioni oppure devo rivolgermi altrove? Di ai tuoi produttori che per ora va bene, poi vedremo. Presentati alla nave il prima possibile. Domande? Cosa posso portarmi dietro? Solo una valigia. Sì, signore comandante. Salve, comandante Shepard. Selezioni una destinazione. Attenda, prego. Arrivo all'Huerta Memorial Hospital. L'infermiera dice che lei rifiuta di lavarsi e che vuole parlare solo con un altro Asar. Se posso avere la pistola? No, purtroppo. Allora posso essere trasferita in un altro ospedale? Possibilmente non sicuro. Così potrò avere una pistola. O no? E niente umani. Trasferitemi dove volete, ma... non voglio vedere umani. Gli umani sono nostri alleati. Non si fida di loro. Comandante Shepard, sono felice di rivederti. Quanto tempo, dottoressa Michelle? Ne hai fatta di strada da quella piccola clinica negli agglomerati. Solo grazie a te. Non so che fine avrei fatto se non avessi sistemato Fist e i suoi scagnozzi. Ora sono direttore medico in una clinica del Presidium. Non potrò mai sdebitarmi. Presumo tu sia qui per il maggiore Alenco. Come sta, Kaidan? Benissimo. Grazie alle ridondanze neurali dei suoi impianti L2, gli effetti del trauma sono ormai impercettibili. Vorrei tenerlo in osservazione ancora per un po', ma presto potrà tornare in servizio. Avete scorte mediche a sufficienza? L'intera rete medica comincia ad avere problemi di approvvigionamento. La cittadella dispone di grandi riserve, ma non possono durare per sempre. La guerra ha lasciato molta gente ferita e senza casa. Il tuo centro riesce a gestire il carico extra? I rifugiati aumentano di giorno in giorno. E in tutta la cittadella, il problema più grosso è identificare i pazienti e trovargli un letto. Con un centro come questo devi avere molti collaboratori. Abbiamo 12 medici a tempo pieno e oltre 50 operatori di supporto. È un lavoro estenuante, ben diverso dai tempi degli agglomerati. Continua così, dottoressa. Anche tu, comandante. Sembra di dubbio gusto chiamare questo luogo il vecchio. Comandante Shepard, ho cercato di contattarti quando ho saputo dell'attacco alla Terra. Non ci sono mai riuscito. Tain, mi fa piacere vederti ancora in forma.
La mia malattia uccide lentamente. Con le giuste cure e uno stile di vita adeguato, posso guadagnare qualche anno. Il mio tempo è già scaduto da un pezzo, ovviamente. Mi alleno solo per il gusto di farlo. Cosa ci fai qui? Faccio visita a un amico, Kaidan. È rimasto ferito per proteggermi. Il biotico umano in terapia intensiva. Ho visto i segni di un impianto. Già. Abbiamo parlato. Mi è sembrato un umano a posto. I tuoi nemici potrebbero venire qui a giustiziarlo. Lo sorveglierò io. Ti ringrazio, Dane. La mia vita è quasi giunta al termine. È un buon momento per dimostrarsi generosi. La sindrome di Kepral mi ha costretto ad abbandonare tutti i miei progetti. Sai quanto ti resta da vivere? Ho consultato vari specialisti. Il più attendibile mi ha dato 3 mesi di vita. 9 mesi fa. È un sollievo non dover più rispondere a nessuno. Senza responsabilità né timori. È un ottimo modo per morire. Senti tanto dolore? A volte. Le proteine ossigenanti non si formano correttamente. Sono l'equivalente della vostra emoglobina. Perciò il mio sangue è poco ossigenato. Un continuo senso di spossatezza e formicoli in tutto il corpo. Ma questo è ancora niente. Non riesco a valutare i danni al cervello. Per ora ho solo frequenti giramenti di testa. Ho una nuova missione a bordo della Normandy. Potresti tornarmi utile. Non sono più quello di un tempo. Ho bisogno di cure mediche giornaliere. E sono pronto a scommettere che cercherai di combattere i razziatori. Hai bisogno del meglio. E io non lo sono. Non ti chiedo di lottare contro dei Krogan e spezzargli il collo. Potremmo trovarti delle mansioni più leggere. Ho chiuso con quella parte della mia vita, Shepard. Arriva un momento in cui bisogna lasciarsi alle spalle le guerre e i conflitti. Il mio è già arrivato. Ti auguro ogni bene, Thane. E io a te. Non addolorarti per me. Ho ottimi medici. E mio figlio viene spesso a trovarmi. Potremmo tenerci in contatto via extranet, ora che sei libero. Alla prossima, Shepard. Ho trovato la formula di un medigel sperimentale. Credo possa esserle utile. E dove l'ha trovata? Ah, non ha importanza. Sì, potrebbe essere fondamentale per noi. Grazie. Mi sembra di dubbio gusto chiamare. La Sirta le dà il benvenuto. Il presidente Huerta è morto di infarto 2 anni fa. Buona fortuna. Un'ora e mezza. Usando la bestia amara come camusato, le forze di razziatori hanno occupato rapidamente gli ammassi genesi. Sì, sto cercando di contattare l'Accademia Grissom. Hanno delle interfacce danneficate. Ho sentito tutto. L'Accademia Grissom non c'è più. Ma ho trovato queste mentre mi trovavo. Ma cosa? Sì, sono progettate per la fisiologia umana, ma con qualche modifica funzioneranno anche con le Asari. È esattamente ciò che mi serviva. Grazie. Vorrei una risposta, Maggiore. La galassia ha bisogno di combattenti eccezionali come lei, ora più che mai. Li avrà presto, consigliere. Glielo prometto. La attendo con ansia. Shepard? Udina? Ehi. Ciao, Shepard. Ormai è tardi per gli snack, ma forse è meglio per te. Grazie per essere venuto. Non c'è di che. Cosa voleva Udina? Stai ancora pensando a quel posto come spettro? È un grande onore. È una grande responsabilità. Devo pensarci bene. Sono pronto a partire, Shepard. Anche se non si vede, riescono a tenermi a letto solo legandomi con del nastro adesivo. La dottoressa dice che sto bene, ma poi c'è sempre un ultimo esame da fare. Tu ti senti bene? Il mio impianto ha ricevuto un bel colpo.
La dottoressa vuole tenere i poteri biotici disattivati per un po'. Non è un grosso problema. Vuoi che ti faccia uscire? Ti farò sapere. Mi hai chiesto di venire ed eccomi qui. Sono felice di vedere che stai bene. Grazie. Mi hai chiamato solo per questo o c'è dell'altro? Dopo Marte, dopo che ho dubitato di te, volevo essere certo che non ci fossero problemi fra noi. Kaidan, abbiamo affrontato missioni difficili insieme. Ci siamo coperti le spalle a vicenda. No, non è solo questo. Tu eri il mio comandante, certo, ma mi hai anche ascoltato. Abbiamo superato insieme la morte di Ash. Sì, ci siamo riusciti. Allora, che ne dici? Nessun problema? Non ci sono problemi. È bello riaverti a bordo della Normandy. Grazie. Adesso ti senti meglio? Sì, sai... Ancora non sono certo di essermi sbagliato su Cerberus. Ma di sicuro mi sono sbagliato su di te. Sarà meglio che ti lasci tornare alla Normandy. Vorrei poter venire con te. Prenditi cura di te, Maggiore. Per questa guerra ci servi al 100%. Lo farò. Grazie per essere passato. Mi sembra di dubbio gusto chiamare questo luogo. Salve, comandante Shepard. Selezioni una destinazione. Attenda, prego. Arrivo all'hangar d'attracco D-24. Shepard, qua giù. Inizialmente saremo a distanza di... Comandante Shepard, ne è passato di tempo. Viviamo in un'epoca interessante. Anche troppo. Non potevo avvicinarmi a te con l'alleanza che ti teneva sotto chiave. Mi avevano sospeso. Una storia complicata. Ne sono certa. Strano non ti abbiano spedito davanti alla corte. L'alleanza non è famosa per la sua flessibilità. Ora non ha importanza. Shepard, a proposito della Terra. Non preoccuparti. Riusciremo a raddrizzare la situazione. Dobbiamo farlo. Tutti hanno un punto debole, anche i razziatori. Mi dispiace, Shepard. Tu cosa mi dici? Cosa ti porta qui? Devo parlare con alcune persone, come te. La cittadella è un buon luogo dove incontrarsi, per ora. Quale sarà la prossima mossa dell'alleanza? Abbiamo un piano, ma non sarà facile. La cosa non mi sorprende. Shepard, volevo parlarti di una cosa personale. Cioè? Non ho più notizie di mia sorella Oriana da molto tempo. Sono preoccupata. Tua sorella? Sì. Forse esagero, ma con tutto quello che sta succedendo... Credevo che ci fossimo accertati che era al sicuro. Infatti, probabilmente non è niente, solo che sento che è coinvolto mio padre. Cos'è successo? Non lo so, e ho perso i contatti con tutto quello che avevo predisposto per tenerla d'occhio. Cosa posso fare per te? Apprezzo l'offerta, Shepard, ma hai parecchio da fare. Se avrò bisogno di qualcuno per buttare giù una porta, mi farò viva. Per ora me la caverò. Ok, capisco. Ne devo venire a capo. Lo farai. Perché credi che tuo padre sia coinvolto nella scomparsa di Oriana? Tenevo mia sorella sotto controllo. Sapevo sempre dov'era. Il modo in cui è sparita è stato sicuramente lui. Anche se l'avevo messa al sicuro, sapevo che avrebbe continuato a cercarla. Non gli rimane altro. Credo di sapere cos'è successo, ma ti dirò tutto quando ne sarò certa. Devo rimettermi al lavoro. E io farei meglio a sparire.
Fa attenzione. Non ti prometto niente. Salve, comandante Shepard. A vedenda, prego. Comandante Shepard, John Dunbau, specialista tattica e ricognizione. Sospetto che dei rappresentanti Yanar d'alto livello siano stati indottrinati. Sono accuse pesanti, ma hai delle prove? L'assalto di una squadra segreta dell'Alleanza contro una stazione di ricerca Batarian. I Batarian studiavano tecnologia dei razziatori. I Batarian avevano tecnologia dei razziatori? L'assalto si è trasformato in un massacro e gli umani sono tornati a mani vuote. La tua gente ha simulato un guasto energetico per coprire l'accaduto. Se l'avessero scoperto, i Batarian ci avrebbero dichiarato guerra. Ma cosa c'entrano gli Yanar? Intrattenevano relazioni commerciali al limite del legale con i Batarian e hanno condotto l'Alleanza alla stazione. Sospettiamo che gli stessi Yanar siano fuggiti con la tecnologia in questione. Stando ai tuoi rapporti sui razziatori, potrebbero essere indottrinati. Da chi hai avuto queste informazioni? Ho pagato un trafficante d'armi di nome Donovan Ock. Personaggio sgradevole, ma aveva dati preziosi. Cosa posso fare per te? Ora uno di quegli Yanar è un diplomatico sulla cittadella. Non conosco il suo nome manifesto e un'indagine formale insospettirebbe i suoi alleati. Quindi la caccia è aperta. Sto monitorando delle trasmissioni sospette verso il pianeta natale Yanar. Potresti aiutarmi? Vedrò di scoprire il più possibile al Dipartimento Spettri. Grazie, Shepard. Comunque, non tutti ritenevano esagerati i tuoi timori riguardo ai razziatori. Speriamo di essere ancora in tempo. Shepard, sto controllando i rapporti della sicurezza. Tu puoi occuparti dei flussi di dati in uscita dall'ambasciata Yanar. Subito. Cosa pensi di scoprire esattamente? Trasferimenti sospetti e un traffico di dati insolito per il personale delle ambasciate. Ho capito. Procediamo a tentoni. Capiremo tutto quando ce lo troveremo sotto gli occhi, comandante. Bau, ho trovato degli indizi. Strani trasferimenti di denaro da parte di Bolon e grossi pacchetti di dati inviati da Ulun. Bolon è pulito. Con quei soldi mantiene la sua amante. Per Ulun non saprei. Indagherei più a fondo. Controllerò i suoi registri personali e tutti i messaggi. Bolon ha un amante? Una poetessa Asari. Però credo sia un rapporto combinato per migliorare le relazioni con Tessia. Il suo governo approva questa sua intimità con una poetessa Asari? No, e se si venisse a sapere lo caccerebbero all'istante. Sono un popolo paradossale. A dir poco. Satisfatta la stazione Arcturus, capitale dell'Alleanza dei Sistemi. Io ho bisogno di prove. Comprendo la situazione. Naturalmente consulto ogni giorno i nomi dei caduti, ma... Vi prego. Alcuni minuti di ricerche potrebbero donare una vita di pace alla mia famiglia. Qualcuno della sua famiglia è disperso? Mio figlio Bilal. E sembra che tramite i canali ufficiali non otterrò nulla. Io sono l'ambasciatore Dominic Osoba. La squadra di mio figlio è rientrata da una missione su Benning senza di lui. Li ho trovati a bere a Flux, ma non sono neppure riusciti a guardarmi negli occhi.
Posso offrire una ricompensa per qualsiasi informazione. Se Bilal è vivo, voglio che torni a casa. Se è morto, allora potremo piangerlo. Se troverò qualcosa, le farò sapere. Grazie. Almeno riuscirò a darmi pace. Irun, pianeta natale dei Volus, è caduto in mano ai razziatori. I Volus superstiti si stanno rifugiando presso le colonie. Salve, comandante Shepard. Selezioni una destinazione. Attenda, prego. Arrivo all'hangar d'attracco D24.